Il Rinascimento è un periodo che inizia intorno al 1400 e finisce verso il 1600. Le Fiandre, l'Italia e l'Inghilterra sono le regioni in cui la musica rinascimentale fiorisce in modo più rigoglioso. Durante il Rinascimento arriva a piena maturazione l'arte del contrappunto e si sviluppa il contrappunto imitativo. L'imitazione consiste nell'enunciazione di una melodia da parte di una voce e nella imitazione, cioè ripetizione da parte di un'altra voce di quella melodia, non in contemporanea ma in modo un po' sfasato. Un esempio classico di contrappunto imitativo è il canone. Nel Rinascimento abbiamo altre due importantissime novità. Innanzitutto, verso il 500 nasce la stampa musicale che dà avvio al mercato della musica. In secondo luogo, in questo periodo i musicisti e il pubblico si accorgono che la musica non ha necessariamente bisogno di avere una funzione pratica, ma può essere semplicemente qualcosa di bello e di fine a se stesso. Come nel Medioevo, anche nel Rinascimento la musica religiosa è quella che gode di maggior prestigio e il genere principe è la messa. Si tratta di composizioni in latino cantate da un coro a cappella. I testi usati sono sempre gli stessi e sono cinque: il Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus e l'Agnus Dei. Lo stile contrappuntistico tipico della musica religiosa si trova anche nella musica profana, come ad esempio nei madrigali, composizioni vocali raffinatissime destinate a un pubblico colto. L'obiettivo del madrigale è mettere in risalto un testo poetico attraverso figurazioni onomatopeiche che si chiamano appunto madrigalismi o l'uso di dissonanze che erano proibite in altri generi ma che qui possono essere usate a fini espressivi. Un'altra novità della musica rinascimentale è che adesso la musica strumentale trova una sua autonomia, non è destinata soltanto ad accompagnare il canto o la danza. Possiamo ricordare due grandi compositori di questo periodo. Innanzitutto Josquin des Prez, nato nelle Fiandre nella seconda metà del 400 e vissuto a lungo a Milano. Compose mottetti, messe e frottole. Caratteristica della sua musica è la mescolanza di stili, stile profano e stile religioso. Il più grande maestro del contrappunto rinascimentale è stato senz'altro Pierluigi da Palestrina. Compose musica profana, però furono le sue messe, le sue migliori composizioni. Infatti erano quelle scelte per la cappella papale. E infine John Dowland, che lavorò alla corte della regina Elisabetta d'Inghilterra proprio come Shakespeare. Compose canzoni belle quanto tristi e della meravigliosa musica per liuto.